Due alloggiamenti per dischi per un totale di 28 terabyte di memorizzazione, un processore quad core operante alla frequenza di 1.4 GHz, transcodifica video 4K Ultra HD e un sistema operativo rivisto nella grafica e nei contenuti. Questo è il TerraMaster F2 210, andiamo a vederlo più da vicino. Bentornati cari amici Extreme Hardware, quest'oggi parliamo di NAS e lo facciamo dando un occhio al TerraMaster F2 210, un NAS dual bay rivolto alle SOHO, quindi small office, home office, piccole aziende e utenti domestici che hanno bisogno di un NAS in casa, un NAS che non costa molto, si può acquistare su Amazon a circa 150 euro, ovviamente dischi esclusi. È però un NAS che ha delle caratteristiche tecniche che, nonostante sia di fascia bassa, sono piuttosto interessanti, come per esempio la transcodifica video integrata anche del formato H265 fino a un massimo di 30 frame per secondo. Diamo uno sguardo veloce alle caratteristiche tecniche. Abbiamo un processore ARM V8 operante alla frequenza di 1.4 GHz, è un quad core affiancato da 1 GB di memoria RAM DDR4, un taglio di memoria che fa un pelo storcere il naso nel 2019, visto che ormai quasi tutti i prodotti sono accompagnati da 2 giga di RAM o più in altri casi. Diamo uno sguardo a quello che è l'aspetto estetico di questo prodotto. Ovviamente sul frontale, come potete vedere, abbiamo i due bay per i dischi che possono essere da 3,5 o ovviamente da 2,5 SSD inclusi. Abbiamo il bottone di accensione sulla parte frontale con due LED relativi ai dischi e un LED relativo all'attività di rete e uno per il power, mentre sul retro troviamo due porte USB 3.0. Abbiamo una ventola da 80 mm posta in estrazione, abbiamo ovviamente il plug per la corrente e il plug per la LAN RJ45 da 1 gigabit. Adesso andiamo a vedere come configurare questo prodotto sulla rete, è un'operazione ovviamente semplice e guidata. Per quanto riguarda invece un approfondimento del sistema operativo, dare uno sguardo al sistema operativo, vi rimando al video dedicato che troverete qui il link in descrizione e poi in fondo al video. Abbiamo fatto un video dedicato perché durando solo quello una decina di minuti abbiamo voluto alleggerire un pelo questo video e quindi questa recensione. Passiamo dunque all'installazione del prodotto sulla rete. Bene, dunque dirigiamoci alla pagina start.terramaster.com, veniamo accolti da una pagina in italiano di guida rapida all'installazione, selezioniamo dal menu a tendina il NAS che intendiamo installare, nel nostro caso l'F2210, iniziamo, veniamo avvisati del fatto che se non abbiamo formattato i dischi in precedenza il sistema potrebbe non rilevarli e quindi nel caso bisogna rieffettuare l'operazione formattando precedentemente i dischi. Andiamo avanti, possiamo scaricare il manuale utente. Nella fase 2 ci mostra come avviare e installare i dischi all'interno del prodotto, noi abbiamo già fatto. Fase 3, scaricare il TNAS, che è l'applicazione che ci permette di rilevare sulla rete il nostro NAS. Noi l'abbiamo già scaricato, l'avviamo ed eccoci qui. Questo è il TNAS, questo è il NAS che abbiamo noi sulla rete. Se premiamo login veniamo rimandati alla pagina di benvenuto del NAS stesso, che è appunto sulla rete. Ora facciamo l'inizializzazione, quindi inizio, check up del disco rigido. Ok, abbiamo rilevato i due dischi, il sistema ha rilevato i due dischi, andiamo avanti. Ora bisogna installare
il sistema TOS, ovvero il sistema operativo, il firmware del nostro Terra Master. Noi facciamo il download manuale, quindi andiamo, premiamo su scarica e veniamo reindirizzati alla pagina per scaricare il sistema operativo e quindi il firmware. Selezioniamo il modello ed ecco qui. Allora, scarichiamo il pacchetto di inizializzazione TOS, quindi andiamo a selezionarlo, carichiamolo, pigiamo su successivo. Ovviamente il sistema ci avvisa del fatto che i dischi verranno cancellati, noi andiamo assolutamente avanti e aspettiamo che completi l'opera. Come potete vedere, pare che sia una operazione piuttosto veloce, nel caso interrompiamo il video e lo riprenderemo tra poco. Ok, adesso il sistema ha installato e inizializzato il sistema e provvede ad un riavvio automatico. Dunque, dopo il riavvio siamo entrati nella fase di scelta delle impostazioni, quindi scegliamo la password, scegliamo il nostro fuso orario. E facciamo inviare dal sistema il codice di verifica sulla mail per poter confermare. Inseriamo dunque il codice di verifica che riceviamo via mail e andiamo avanti, quindi selezioniamo il tipo di RAID che vogliamo utilizzare, quindi o RAID 1 oppure RAID 0 o JBOD. Noi nel nostro caso iniziamo con un RAID 0, quindi l'utilizzo di tutto lo spazio a disposizione, e poi ovviamente successivamente utilizzeremo il RAID 1 per effettuare i test. Attendiamo che il sistema formatti e crei il volume e andiamo avanti. Una volta ultimata l'inizializzazione veniamo rimandati alla pagina di login del TOS 4.0, ovvero il sistema operativo di Terra Master. Inseriamo le credenziali scelte in fase di inizializzazione ed eccoci all'interno del sistema che negli anni è migliorato moltissimo. Abbiamo visto come l'installazione di sistema sulla rete è piuttosto semplice e veloce grazie al pannello che ci guida passo passo in questa operazione. Spendiamo due parole per quanto riguarda il software e il sistema operativo che muove questo prodotto e alle caratteristiche, alle funzioni che ci regala. Il sistema operativo è dunque il TOS giunto alla versione 4.0, è stato rivisto nelle varie versioni, ora è proprio al passo coi tempi, somiglia molto per quanto riguarda l'aspetto grafico ad altre soluzioni di altre aziende, parlo di QNAP, parlo di Synology o anche di Asus Store. Anche il contenuto per quanto riguarda le applicazioni è migliorato, abbiamo software che ci consentono di fare di tutto con questo NAS, non siamo ancora al livello della concorrenza per quanto riguarda il numero delle applicazioni installabili, però abbiamo software che ci consentono di godere di contenuti multimediali, possiamo ad esempio grazie alla funzionalità web server di ospitare un sito web, possiamo installare WordPress, possiamo gestire un database e quant'altro. C'è la possibilità grazie al tinas.online di accedere al sistema da remoto e abbiamo la possibilità di accedere al sistema anche grazie all'applicazione mobile, quindi da smartphone con tutta la comodità del mondo. Parliamo un attimo di performance, abbiamo citato la transcodifica video in 4K, questa è una funzione che non andrebbe se la banda fosse ridotta e le performance non fossero elevate. L'azienda dichiara 114 mega in lettura e 114 mega in scrittura. Nei nostri test abbiamo raggiunto e superato i 105 mega, non abbiamo proprio toccato i 114 mega, ma
è un risultato più che soddisfacente, anzi direi proprio buono, che ci consente appunto, oltre che di ridurre i tempi di attesa in fase di trasferimento dati, ma anche di appunto godere di streaming video senza rallentamenti o impallamenti di ogni sorta. Ho citato le funzioni del sistema operativo, mi sono dimenticato di citare la funzione snapshot, che ormai è praticamente presente in tutti i NAS di tutte le aziende, anche TerraMaster la utilizza, ci consente di avere una sicurezza dei dati molto maggiore, di recuperare dati in versioni precedenti o in caso di perdita di dati accidentale e quant'altro. Dunque, 150 euro per il TerraMaster F2 210, li spenderei? Probabilmente sì, è un ottimo prodotto, è fatto bene, è completamente in alluminio anche la scocca, sotto questo punto di vista è sicuramente uno dei migliori che possiamo acquistare sul mercato, esteticamente gradevole, è robusto, non fa rumore, non abbiamo tantissime porte sul retro, però alla fine è quello che ci offrono anche le altre aziende su questa fascia di prezzo, le performance anche sono simili, abbiamo solo 1 giga di RAM, però si comporta bene, possiamo dirlo. Per quanto riguarda i test, le foto e tutte le considerazioni del caso, vi rimando alla recensione scritta che trovate qui in descrizione. Vi ricordo che sempre qua in descrizione c'è il link e anche in fondo al video all'approfondimento e a uno sguardo veloce del sistema operativo TOS di questo prodotto. Quindi per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware è tutto, un saluto, ciao!